Lauro Giovannini, direttore generale civico, una giornata importante perché è tenuta Massellina, apre uno sguardo sul territorio. Qui ci troviamo nella cantina, nel cuore della tenuta. Qui ci troviamo esattamente nella bottaia, si chiama così, barricata e bottaia, il luogo dove conserviamo e facciamo maturare, evolvere i nostri vini migliori, ovviamente data la dimensione di questa. Sì, Civico testimonia anche con questo investimento un legame fortissimo con la Romagna, con i propri, soprattutto con i propri produttori. I nostri proprietari sono gli agricoltori di questa zona, producono vari vini e qui abbiamo le eccellenze produttive della nostra zona, che poi esportiamo un po' in tutto il mondo. Facciamo 70 paesi, il nostro core business resta l'Italia, la Romagna, in particolare voglio dire l'area che va da Rimini a Bologna è quella più vocata per i nostri vini, perché ovviamente sono questa forte caratterizzazione, poi li vendiamo in tutta Italia sotto varie forme e poi in 70 paesi nel mondo. Oggi tenuta Massellina si presenta al pubblico, è anche un segnale importante per l'enoturismo, date le recenti novità legislative, no? Sì, noi puntiamo moltissimo su questo ambiente, questo territorio, perché poi il problema per noi è che solo parlarne delle cose non basta più, no? Bisogna dare la testimonianza, farle vedere e soprattutto farle vivere. Io credo che se una persona ha l'opportunità di vivere un pomeriggio alla Massellina possa trovarsi molto bene. E questo è un trend che dobbiamo far conoscere in Italia e all'estero per i nostri potenziali clienti, futuri clienti.